E torniamo adesso in Italia perché ripartono i viaggi del TG3 alla scoperta di luoghi ricchi di storia, ma che si trovano di fatto al di fuori di circuiti turistici tradizionali. Oggi facciamo tappa nel Viterbese, il servizio di Francesca Barzini, ne parliamo poi con un ospite. Enorme e bellissimo si erge il Palazzo Farnese che domina un piccolo borgo a 60 km da Roma. I Farnese scelgono Caprarola per posizionare qui proprio il simbolo del loro potere. Una grande fortezza, questo era il progetto iniziale affidato ad Antonio da San Gallo il Giovane, che poi viene trasformato successivamente in villa e il progetto viene affidato al Vignola per volere del Cardinale Alessandro Farnese Junior, il nipote di Papa Paolo III Farnese, proprio per esprimere quella che era la loro potenza. Uno status symbol, un'ostentazione di potenza e ricchezza. Prodigiose le trovate architettoniche come la scala elicoidale decorata dai più grandi artisti dell'epoca. I fregi e gli affreschi sono tutti atti a celebrare alleanze e parentele con le più potenti famiglie regnanti d'Europa. Ma a rendere unico questo luogo sono anche i giardini e le fontane dove all'inizio del secolo scorso si bagnavano nude, narra la leggenda, un gruppo di americane rifugiatesi qui dopo uno scandalo. Pochissimi però i visitatori e piange il cuore. Il Palazzo Farnese di Caprarola compare in questo affresco qualche chilometro più a nord, a Villa Lante, a Bagnaia. Qualche turista in più c'è, 90.000 in totale all'anno. Forse perché qui si è sulla dirittura che porta da Firenze a Roma e la deviazione vale certo la pena. Nasce come casino di caccia del cardinale Gambara che amava la dolce vita. C'è una mensa d'acqua, favoriva la messa in scena di grandi cene, grandi pranzi per godere di questi luoghi.